Eccoci qua, ciao a tutti, bentornati sul canale della Domenica Sportiva Italoamericana. Oggi con noi c'è un ospite graditissimo, come vedete Gianluca Rossi, grande giornalista sportivo e soprattutto grande interista, che ci ha dato così la possibilità, ci ha fatto il piacere di rispondere alla nostra chiamata. Gianluca Rossi non è solo un appassionato di calcio, ma anzi, quello che ci ha detto è che è ancor più appassionato di Stati Uniti. Quindi, sì, ecco, quindi. No, di viaggi. Sì, devo dire che la chiave giusta è quando uno mi scrive, cioè parliamo di calcio, vabbè, mi invitano in diverse chat ovviamente, perché insomma io lavoro in una televisione che ha abbastanza popolarità e devo dire anche perché comunque abbiamo un po' oltrepassato adesso i confini regionali come anni fa con questa emittente che si chiama Top Calcio che va in tutta Italia e devo dire che siccome tanto poi ne parleremo. In Italia, come sapete bene voi che siete fuggiti di qui, non conta niente praticamente l'evento sportivo, sia la partita dei 90 minuti, cioè il 90% della gente, oserei dire anche il 95%, la partita secondo me nemmeno la guarda, sicuramente non la capisce, interessa quello che succede prima e quello che succede dopo, quindi il dagli all'arbitro, eccetera. No, ma questo perché io più che di calcio e di Inter, che è il mio lavoro da 30 anni, anzi 32, devo moltissimo, quindi sono molto contento, insomma, di fare questa cosa perché è un divertimento. Effettivamente la mia prima vera, cioè io ho sempre sognato di vivere facendo il turista, purtroppo non essendo nato lì, cioè la mia passione era proprio quella di girare il mondo. Quindi quando, siccome poi ho un debole particolarmente per gli Stati Uniti, perché è un paese dove credo sono a 35-36 visite più o meno, mi mancano solo 7 stati perché ho sempre avuto questo sogno di completare, mi sono fatto anche Porto Rico, le Virgin Islands, cioè anche gli stati diciamo non ufficiali, i cosiddetti territori insomma incorporati. Insomma, io ho avuto questa grande passione, quindi ho cominciato un po' anche i posti lontani, in Australia, insomma il Canada, perché poi mi piace un po' tutto il mondo, anche devo dire un po' Sud America, in particolare l'Argentina, visto che vedo che è dietro Zanetti, che è uno dei miei paesi favoriti, però insomma per farla breve diciamo che io avrei voluto fare il viaggiatore in realtà di professione, però non potendo, non avendo ancora trovato il modo di non lavorare, potendo fare solo i viaggi, diciamo che mi sono trovato anche un lavoro divertente unito a una passione che indubbiamente c'è, anche se insomma poi dopo 32 anni non è esattamente, bisognerebbe raccontare che le cose cambiano quando ci lavori dentro molto dal tifo che potevi avere una volta. Infatti io non sono molto, cioè io mi reputo più supporter, ma non mi piace la parola tifo, mi fa venire in mente la malattia, no, dell'Enciclopedia America, in effetti qua viene vissuto così. E quindi, insomma, è chiaro che se uno mi scrive una mail, parliamo di Stati Uniti e poi anche di Inter, sono quasi più attratto dal parlare di Stati Gli Uniti Stati che di Uniti. Inter. Sì, Ah, sì, assolutamente. infatti devo dire che io da tanti anni che ti seguo, anche da quando ero più piccolo, quando abitavo ancora in Italia, Purtroppo sono vecchio io. e È anch'io Luca che è giovane, è io Luca che è giovane. giusto, giusto, Fabrizio. Cioè, i primi ricordi tu quando li hai, per esempio? No, per capire cosa ti I ricordi tu di te ricordi dopo è l'anno dopo lo scudetto del trap, lo scudetto dei record, quindi aver. Vabbè, no, dai, però va bene, no, l'ho mica fatto in poco. pratica tutti gli anni 90 e fino, diciamo, al successo del Ah, triplete. perché io adesso lavoro con della gente, ovviamente, che essendo nata nel 91, 92, no, quando gli parlo magari di Matheus, di Bergkamp o vedono le mie interviste a Maradona così sgranano gli occhi, io esatto, no? E dicono: ma scusa, ma c'è stato questo mondo qui? E sì, io ero già qua a parlare di pallone e adesso tu sei. Perché loro, poverini, i giovani cronisti, non hanno idea di com'era una volta. Cioè, una volta veramente andavi al bar di Appiano a bere il caffè con Trapattoni. Adesso ovviamente, ma anche per i social, perché un po' si sono improvvisati tutti i giornalisti, diciamo che la professione, che poi si è molto inquinata, cioè oggi uno apre un sito e si mette a parlare di Inter, anche se non è mai stato un CDA, non ha mai intervistato un giocatore, non ha mai intervistato un presidente, però indubbiamente, cioè oggi hai capito, c'è talmente tanta confusione, soprattutto in Italia. Ma lì credo che negli Stati Uniti, per esempio, non esiste l'esame di Stato per fare il giornalista, no? Una professione libera. Credo Credo. anch'io, non ho mai sentito No, qualcosa. ma non c'è. Infatti,
Infatti noi siamo un po' una casta, devo dire. Da un lato, ovviamente, non è sembrato vero, hai capito, che tutti potessero fare questo lavoro senza, tra virgolette, studiare, che poi studiare. L'esame di Stato è una grande boiata, posso dirlo. Avendo fatto anche, avendomi anche coinvolto ogni tanto nei corsi di giornalismo per i giovani allievi, perché ormai ho l'età anche per poter fare io quello che fa gli esami, e vabbè, cioè, rispetto all'esame di ingegnere, avvocato, eccetera, che magari conoscete anche meglio, eccetera, sono, cioè, veramente una boiata. Però diciamo che una volta, insomma, teoricamente dovevi essere abilitato alla professione da un tesserino. Oggi, se uno ha un sito molto frequentato o comunque fa molti video, fa molta attività social, alla fine non riesci, oppure uno fa il tifoso in televisione. Certo, ogni tanto mi scrivono, ma il tuo collega, quello lì fa il tifoso, io faccio un altro mestiere. E però è sempre un macello qua in Italia distinguere, c'è stato un grande minestrone di tutto, insomma. Verissimo. Certo. Che è vero, una cosa che mi ha sempre colpito di te è che proprio in quei canali dove trovi più facilmente quella figura del tifoso, non so se chiamarla giornalista tifoso o solamente tifoso, tu invece sei sempre stato molto oggettivo anche nei tuoi giudizi, no? Ma sì, ma io infatti avrei dovuto probabilmente, come è capitato varie volte, non è che non ho avuto le mie chance di andare, cioè è chiaro che poi fai il colloquio a Mediaset, è capitato più di una volta, fai il colloquio, però io ho questo difetto che, ecco, questo è molto poco americano. Io sono il Checco Zalone, non so se sapete che esiste un Checco Zalone, che ha fatto un film sul posto fisso. Ah, sì, io, bellissimo. E io mi sono reso conto, purtroppo, che ho questa debolezza tipicamente italiana. Siccome mi proponevano sempre, dai, vieni in Rai, cominci con una sostituzione estiva, vai a seguire, per dire, il Crotone per A Tutta B, io già ero già la prima voce dell'Inter qui. Spesso bruciavo quelli della Rai con gli scoop. Avevo un rapporto e un'esposizione di ore e ore quotidiana. E mi ricordo che quando andavo in giro con i Gianni Basino, con gli Enno, ma anche con Bruno Pizzu, che abita qui proprio a due passi da me, mi diceva, ma cavolo, non è possibile che io sono Bruno Pizzu, ho 30 anni di Rai, sì, ogni tanto qualcuno, e te ti assalgono, come dico, ma sai, tutto dipende dalle ore che stai in video, lui fa la cronaca, poi spariva per due settimane. E noi eravamo lì invece a interpretare la gente. E quindi sempre questa paura, ti proponevano sempre delle cose... guarda, comincia così, poi però non possiamo assumerti cose tipicamente italiane, quindi devi fare 3 mesi di interruzione, magari sono le cose per cui siete scappati pure voi, no? Però dobbiamo fare 3 mesi di interruzione, perché sennò poi dobbiamo assumerti e, insomma, per farla breve, io ho avuto subito il contratto giornalistico qua, ho cominciato già a guadagnare tanto qua, quando pochi, cioè oggi i ragazzi di oggi, con il mio stipendio ne pagano 10, infatti la mia azienda è contentissima se potesse cacciarmi domani mattina, ma lo capisco, da imprenditore, però qua ci sono i diritti acquisiti. Insomma, per farla breve, io piuttosto che fare la panchina alla Rai, A Tutta B, andare a fare, ripeto, A Tutta B, faccio il centravanti dell'Inter, o comunque fa gioco titolare in una squadra magari che una volta non era nazionale, adesso che è nazionale, cioè noi ci sono delle giornate che facciamo più ascolti. Adesso non si può dire, ma l'audience è pubblica, ne facciamo più ascolti tranquillamente. In Lombardia facciamo più ascolti di Rai 3, di Rete 4. Quando c'è il Custodio Voi Stadio, quello bello corposo, che c'è il derby, con la cronaca, cioè, se tu vedi l'Auditel, poi, cioè, voglio dire, pomeriggio di Rai 3 e Rai 2 o Rete 4, certo, è chiaro che Rai 1 e Canale 5 hanno altri numeri, però, cioè, alla fine io mi rendo conto, camminando, andando in giro per strada, che c'è una visibilità che è pazzesca. E quindi tutto sommato sono contento di essere rimasto qui, dove poi, perché io non vengo dal calcio, cioè io ho cominciato con le news, attenzione, che è anche una cosa bella, cioè io ho cominciato anche a fare servizi di news ancora oggi, ogni tanto, adesso che c'è stato il Covid-19, ho dato una mano ai colleghi delle news, quindi magari avevo dei contatti io anche per via del calcio, ho fatto i servizi, ospedali, supermercati, code, insomma, voi avrete sentito che qui a Milano l'abbiamo vissuta, insomma, potrei dire ancora la stiamo vivendo, però tutto sommato adesso le cose vanno un po' meglio, l'abbiamo vissuto un po' male sta cosa. E quindi sono anche tornato a fare il giornalista di news, cose che se vai in un ambiente invece come quelli là, guai se ti fai del servizio, guai se là ci sono queste caste, per cui è impossibile che il giornalista dello sport faccia il servizio di news.
A me è capitato per Lombardia di fare di tutto, cioè di condurre il dibattito politico perché era stato male il conduttore 10 minuti prima, ha mandato me. Cioè mi è capitato di fare lo sgombero dei rom della polizia, la diretta. Mi è capitato di fare, ma le cose più pazzesche, cioè la diretta della prima edizione del Miss X con tutte le pornostar a Milano. Mi è capitato di fare il Columbus Day a New York, dove c'erano Cuomo e Hillary Clinton, perché la regione aveva fatto, aveva garantito in pratica, aveva preso i diritti del Columbus Day e poi non sapevano dove trasmetterlo, no? E quindi hanno contattato noi, siamo andati, cioè, a fare la diretta, insomma, del Columbus Day a New York, che non c'entra niente col calcio. Insomma, diciamo che ho fatto tante cose qui ed è stato molto bello. E poi devo dire che essendo un anziano, con il suo bel contratto, bello blindato, ho 40 giorni di ferie all'anno, quindi ne posso andare abbastanza quando voglio. Sono tutte quelle situazioni che oggi non esistono più per i giovani, insomma. Questo è un po' che manca a Fabrizio, no? Fabrizio... Viaggiare a me manca, sì. L'unica cosa che non mi piace degli Stati Uniti è che c'è poco tempo libero rispetto a quando ero in Italia. L'unica cosa. Anch'io sono un grande viaggiatore, ero un grande viaggiatore, spererò di tornare a viaggiare. Però sì. E tra l'altro io, quando ero in Italia, facevo il Vigile del Fuoco a Milano. Ah, cavoli. Sono venuto qualche volta in Lombardia a fare dei servizi, a delle registrazioni, delle trasmissioni che si facevano, sì sì. E tra l'altro, invece Pizzul giocava a carte in un bar dietro la caserma dove io facevo il servizio. Quindi ma quando... tu eri in via Messina, eri? Bravissimo, in via Messina. E beh, io abito, guarda, in Corso Sempione, quindi... Ah, ok. Zona nostra, quindi io sono in Corso Sempione, quindi... Sì, no, ma... Poi ecco i Vigili del Fuoco a Tele Lombardia, certo, perché qui se fai una trasmissione col pubblico, credo anche in America questo, no, non lo so, però devi avere i Vigili del Fuoco, la protezione civile, il medico, perché se sta male lo spettatore. Una volta facevamo le trasmissioni col pubblico, proprio bello, no? C'erano due che commentavano la partita e 30 persone che urlavano, diventava un gigantesco palo dello sport. Avevamo due problemi, che a un certo punto si mettevano a urlare più degli opinionisti e non si sentiva bene. E l'altro problema era che ci costava 80.000 euro all'anno i vigili del fuoco, la protezione, il medico, sai, tutte quelle cose che se non hai prendi le multe. E quindi, sì, no, ma comunque, quindi conoscerai bene, beh, non so da quanti anni manchi, ma insomma. Adesso sono 7 anni. Vabbè. E comunque, come diceva Luca, io sono tifoso della Juve e la mia prima partita allo stadio è stato un Juventus Avellino, quando nell'Avellino giocava Barbadillo. Quindi... Come no, Geronimo Barbadillo, me lo ricordo. Sì. Inizi anni 80. Eh sì, perché tu sei del? 75. 75? Quindi, io ho 7-8 anni e mio padre mi porta allo stadio per la prima volta a Torino. Io sono del 66, figurati un po'. Beh, insomma, passano. Non chiediamo a Luca, non chiediamo a Luca. Gli anni 80. Vabbè, erano gli anni. Hai visto la finale della Coppa del Mondo dell'82, Luca, o l'hai vista registrata? No, ero probabilmente nella pancia di mia madre. L'hai vista registrata, quindi. No, però l'ho vista solo. No, io ero andato in giro, io avevo 16 anni, quindi figura, ho fatto tempo ad andare in giro. Beh, ho iniziato poco dopo, perché io praticamente la mia prima radiocronaca, poi ho cominciato con la radio, la mia prima radiocronaca era un Inter-Empoli di Coppa Italia per una radio di Empoli, ancora non c'erano i cellulari, quindi ti attaccavi il tuo apparecchio telefonico, quella testiera dedalica proprio, e raccontavi la partita per gli amici di Empoli, quindi dovevo stare un attimo anche... Non... A parte che una volta non eravamo così schierati, non andava di moda essere così schierati. Per esempio, una cosa che molti sanno, quelli che mi seguono, io nel 96, siccome l'Inter era stata eliminata dal Lugano, in Coppa UEFA, una roba ridicola, con Ottavio Bianchi, io nel 95-96 ho seguito tutta la Juventus in Champions League. Cioè tutta, lì ho conosciuto poi Lippi quando è venuto all'Inter, con Alessio Tacchinardi, cioè sono diventato amico di un sacco di giocatori della Juventus, Torricelli. Io ho fatto tutta la Champions League della Juventus 95-96, quindi NAM, Madrid, tutte le trasferte, tutti gli speciali. Anch'io, E quando l'ho seguita io, l'hanno vinta. Cioè, perché la Juve ha vinto la Champions League. Poi la gente se l'ho ricordato, perché poi sono andati altri colleghi e regolarmente perdevano. Tra l'altro, oggi credo il 28 maggio, è il doppio anniversario, perché c'era stata quella del Borussia Dortmund, col 3-1, quella di Monaco, se non ricordo, ma... e poi quella col Milan di Manchester.
E siccome io poi non sono più andato, no? Cioè ancora oggi ci sono degli juventini che sono molto scaramantici, mi dicono, ma devi andarci tu. Tra l'altro anche quella era il 22 maggio del 96 e quella poi dell'Inter che ho seguito io del Tripletto era il 22 maggio del 2010. Quindi io il 22 maggio mi sono trovato prima a fare l'inviato, ma proprio raccontando la partita, cioè ci sono su Instagram, sul mio Instagram, dei video di un minuto, l'ho pubblicato l'altro giorno perché appunto era l'anniversario, dove c'era il compianto Anastasi e io che racconto la partita da Roma, insomma con i rigori fino a quello decisivo di Juric. Una volta, oggi non potremo più, una volta non eravamo così schierati, cioè si sapeva che io ero interista, c'era qualcuno, però cosa vieni te? E dico, guarda, in realtà noi facciamo un altro mestiere, mi è capitato anche di seguire le partite del Milan, del Torino, della Sampdoria, adesso seguo la Juve. Cavolo, poi quando l'ho vinta, con loro, cioè nel senso... E gli anni dopo, che poi andavano altri colleghi, invece anche dichiaratamente di fede bianconera, e regolarmente beccavano in finale, cioè c'era gente che chiamava in televisione per dire che dovevo andare io, per essere compatti, no? Intanto nel frattempo io ne avevo perse altre con l'Inter, perché poi ho ripreso a seguire l'Inter, non è che... Cos'è che ha portato a quest'altro modo con appunto più tifosi? Non lo so, è una cosa che mi sono chiesto negli anni. Come reaction, no? La telecronaca delle partite, chiaramente si esulta quando si fa gol, si prende in giro. Sì, ma una volta se tu vedi, guarda, sul mio sito, adesso non è che voglio, però se tu vai a vedere delle telecronache, o anche in giro mie, del 1900 qualcosa c'è, 89-90, si urli perché c'è lo scudetto di Mateus. Tra l'altro proprio oggi, anche qua del 28 maggio 89. Cioè, poi a maggio c'è sempre qualcosa di bello brutto che capita a tutti, no? E dal 5 maggio, vabbè, solito al 25 maggio del mio. Non lo so, a un certo punto, quando è arrivato, secondo me la grande svolta è stato l'arrivo della TV a pagamento, che comunque, togliendo a noi man mano, pagando sempre di più per andare loro in esclusiva allo stadio e non far andare gli altri, perché la gente non lo sa, ma noi non possiamo andare allo stadio perché praticamente Sky ha detto: scusate, noi non vogliamo nessuno, vogliamo l'esclusiva totale, cioè non vogliamo che nessuno trasmetta più video via video dallo stadio, ma è legittimo. Vi diamo, adesso dico cifra a caso, vi diamo 1 milione, facciamo che vi diamo 1,2 milioni e nessun altro va. E quindi noi ci siamo trovati, perché il diritto di cronaca è sacro, a dover guardare le partite in televisione come fanno tutti e a dover creare uno spettacolo prima e dopo perché non avevamo più l'evento. Quindi non avendo più l'evento, a un certo punto è dovuto un po' forzare i toni, quindi è dovuto, poi c'è stata la grande crisi, per cui gli opinionisti, noi abbiamo avuto in televisione da Bergomi, cioè Baresi, adesso lo dico molto onestamente, tanto sono amico di tutte e due, però non vedevi che a livello di ascolti era la solita cosa succede, ma vinciamo, abbiamo 5 finali, non c'era mai. Un paio di volte deve essere capitato che è venuto invece, hai capito, boh, magari per riempire, adesso non so come sia iniziato, è venuto quello che magari se la litigava, se la prendeva con l'aria, e tu vedevi che c'era un cambio di ascolti incredibile. È un po' il processo del lunedì, perché io dico sempre che Mosca e Discardi, con Mosca ho lavorato a lungo, pace all'anima loro, la nostra professione l'hanno un po' rovinata. Poi sai, rovinata, adesso io posso dire così perché so, l'hanno cambiata, l'hanno resa veramente accessibile a tutti, con polemiche strumentali, cioè una volta era difficile che tu andassi, hai capito, a raccontare proprio le palle. Cioè oggi noi raccontiamo le palle tutto il giorno sapendo di raccontarle, ma una volta, cioè se parlavi di una trattativa di mercato, voleva dire perlomeno che avevi chiamato un procuratore che ti aveva detto, potrebbe oggi, a parte che loro non ti rispondono neanche, cioè oggi vai proprio parole in libertà, hai capito, Lautaro per Skriniar, a caso, no? Uno va... No, ma poi anche se non ci prendono più... Cioè, è diventato tutto un... È diventato il bar dello sport in televisione. Cioè, quello che io una volta vedevo al bar... E insomma, noi ci siamo resi conto che non potevamo essere più la finestra sul mondo, perché purtroppo la TV era la finestra sul mondo, con i grandi eventi, le dirette, abbiamo fatto la finestra sul cortile. E devo dire che ha pagato. Cioè, io lo dico contro la mia... Purtroppo la mia indole, ma devo dire che io sono molto più popolare adesso di quanto lo fossi 10-15 anni fa, ovvero cerco di mantenere sempre, infatti devo dire che sono parecchio rispettato, sono forse quello più rispettato dagli altri tifosi,
perché io ho sempre riconosciuto i meriti sportivi altrui. Da noi invece c'è gente, beh, poi sto antipatico agli interisti, magari perché non sono abbastanza fanatico. Cioè io se l'Inter perde 6-0 dico una squadra di caproni, se Suning non spende io attacco Suning, cioè proprio boom, ma con delle bordate allucinanti. Invece oggi devi essere partigiano, qua è l'Italia dei comuni, se sei dell'Inter guai a dire che gioca bene il Milan anche se gioca bene. E io invece ho sempre fatto questa professione cercando insomma di fare quello schierato che però riconosceva i meriti altrui, insomma. Quando per esempio su Calciopoli io sono un grandissimo colpevolista perché poi conoscevo Moggi, cioè sapevo tutte le sofferenze. Però per esempio negli ultimi 8 anni io non ho mai messo in dubbio uno scudetto della Juventus. Cioè Juve, forse quello di Montari che sarebbe il mio. Però cioè negli ultimi 8 anni, uno non può, 7 anni, uno non può dire niente. Cioè è una squadra meravigliosa, eccezionale, una società che è 10 anni avanti agli altri, che ha fatto lo stadio per prima mentre noi stiamo qua a litigare. Quando io dico queste cose in TV, sai quanti interisti mi scrivono, ma cosa dici, sembri uno che lavora alla Juve. Poi magari prendo in giro lo Juventino perché perde la finale di Champions League, allora mi scrive incazzato lo Juventino, ecco il solito interista. Guarda, quando scontenti, poi ho capito che da noi, cioè gli piaci se gli dici quello che vogliono sentirsi dire. È fondamentalmente questo, non gliene frega niente se tu sei competente, gli spieghi le giocature, tu gli devi dire quello che vogliono sentire loro. Quindi se l'Inter non gli ha dato un rigore, tu devi dire che l'arbitro è al soldo, e queste figure io non riesco a farle. Quindi abbiamo preso veramente gente dalla strada, in senso buono, che fa un'altra professione, viene lì a fare, non la paghiamo, attenzione, grandissimo risparmio, cioè il loro pagamento è che hai la tua popolarità, fai l'assicuratore, fai il bancario, fai il proprietario del bar, noi abbiamo di tutto, abbiamo individuato tutta una serie di personaggi che vengono assolutamente gratuitamente e fanno uno l'estremista interista, l'altro estremista milanista e l'altro l'estremista juventino. Li facciamo litigare per 2 ore, poi quando decidiamo di fare la mezz'ora seria, facciamo la mezz'ora seria. Però ahimè, secondo me, ogni tanto a livello d'ascolti, la mezz'ora seria è un po' d'elite. Infatti la facciamo più tardi. Vengono gratuitamente? Veramente? Non li pagate? No, non paghiamo nessuno. Cioè, assolutamente, se non un piccolo rimborso spese, sì, ma dico delle cifre veramente. No, ma le televisioni non hanno più potuto fare a un certo punto questa cosa, perché a un certo punto ci eravamo resi conto, una volta battagliavamo gli opinionisti, cioè Baresi è andato di là, allora noi prendiamo Bergamo, no, allora noi prendiamo Irani, no, allora prendono Tassotti, allora noi prendiamo Causio, e no, prendiamo Cabrini, e no, prendiamo Marocchino, a botte di 300-400 euro a puntata. Oddio, forse c'era ancora di lire, o botte di 500.000 lire a puntata per 2 ore. Poi a un certo punto, ragazzi, i soldi sono abbastanza finiti, perché comunque magari, perché a un certo punto ti fanno pagare gli highlights, se almeno devi far vedere i gol, devi anche pagare 100.000 euro per mandare gli highlights delle partite il lunedì sera. Quindi neanche la partita domenica tu le puoi mandare dopo le 23, però non puoi far tutto senza immagini. Quindi, e allora a un certo punto abbiamo detto, ragazzi, non possiamo più. Non possiamo più. Poi vedevamo che gli ascolti sì, erano sempre quelli, se non veniva una sera a Bergomi, cioè non è che improvvisamente emettevi un giornalista, non è che avevi visto gran calo. Invece cioè, ci sono state delle trasmissioni dove io ho avuto proprio Zanetti ospite e ho fatto, non so, un punto di share, 2 punti di share. Dopo sono venuti 3 che hanno litigato e ho fatto di più quando c'erano i tifosi che litigavano di Zanetti. Ma perché la gente vuole quello, cosa vuole la gente? E quindi è un po' finita la corsa. Cioè oggi veramente c'è gente che da noi firma una liberatoria, si siede, ha un altro lavoro nella vita, ma vengono avvocati, medici, viene il primario del San Raffaele, si divertono un mondo, perché entrano al bar dello sport, fanno i tifosi, il rigore! Però poi nella vita hanno una vita assolutamente grandissimo, primario, assicuratore, eccetera. Ma noi non abbiamo più i soldi oggi per invitare gli ospiti a pagamento. Quindi è finita, se mai Pacchia, più che altro ci hanno perso i calciatori, che ormai hanno solo Sky o Mediaset, dove li pagano, ma anche lì stanno riducendo parecchio. Cioè o sei Vieri e Cassano, che comunque hai qualcosa in più, ma se sei il classico opinionista che dice sempre bella partita, beh sì, però... Cioè alla fine poi i discorsi tattici qua non piacciono.
rompono le balle. Cioè, io ti parlo non capiscono, la maggior parte della gente non li capisce i discorsi tattici. Sì, ma poi c'è un approccio molto diverso tra cioè, quello che lo sport in America e lo sport in Italia è completamente diverso. Cioè lì c'è un concetto, insomma, di sport, il prima, il durante e il dopo, che è completamente lontano dal nostro modo di vivere. Noi è fanatismo, è l'Italia dei comuni, è la rivendicazione sociale, è la Juve che ruba, è l'Inter che piange, e il Milan che ne racconta le balle, tipo, cioè ormai sono queste le categorie. Qua è molto più uno spettacolo, no? Quindi sì, sì, io mi ricordo. È tutto molto più tranquillo, ti bevi la birra. Io qualche esperienza ce l'ho avuta, insomma, ho visto la mia partita di hockey, la mia partita di NBA, la mia partita di NFL, la mia partita di baseball, che sono interminabili, le partite di baseball capisco da un certo punto. Provo a vedere due inning e va bene, ragazzi, però è troppo lungo. Ma sì, ma anche il football americano, io li vedo, ogni tanto vanno via. Come merda. Cioè ogni tanto vanno via. Magari vanno via e tornano dopo 10 minuti. Cioè uno non lascerebbe mai. Ma no, ma è proprio un'altra cultura. La mentalità. Il problema del football americano sono le pubblicità. Nel senso sì, che sì. Quando sei allo stadio ti rendi conto che i giocatori sarebbero pronti per giocare l'azione. Insomma, devono aspettare la pubblicità in TV. Lì è lo sfruttamento. Guarda, qui ecco, questa cosa cade un pochino nella Coppa Italia. Per esempio la Coppa Italia mette la partita alle 9, l'unica che prende la Rai. La Rai vende tonnellate di pubblicità regolarmente a partire inizia alle 9:10. E tu vedi i giocatori che sono lì, hai capito, in Coppa Italia, aspettare il fischio iniziale a partire che va sulla Rai, no? Adesso ormai lo sanno, entra un quarto d'ora dopo, già l'arbitro se ne sbatte le balle, dice tanto qua non partiamo mai puntuali. No, ma io capisco, cioè il business è così, cioè non devo dire che è stato sfruttato da grandissima lì. Non hai mai pensato di specializzarti sullo sport americano, essendo appassionato di America? Questa purtroppo è un'altra, io è giusto che dica i pochi pregi e tantissimi difetti, cioè io un mio difetto è che purtroppo spendo ancora talmente l'interesse per il football americano, per l'hockey soprattutto, che mi piaceva morire, io andavo a vedere il Saima qui a Milano, poi vabbè, quando sono andato a vedere i Rangers, ho detto, c'era una velocità di palla lì rispetto a quella che ero abituato io a Milano, che mi era da ridere, no? Poi quando vedevo i miei, dice, cavolo, però l'occhio, che bello, com'è vivo, com'è veloce, com'è vibrante, a parte che non è per niente televisivo perché non vedi mai il disco. Però al di là di quello, quando sono venuto a vedere gli americani, sì, ma come quando vai a vedere qua l'Olimpia e poi vai lì. Certo. Cioè, ti viene da ridere, capito? È come... E allora, il mio grande difetto è che investendo ore e ore sul calcio, perché continuo a fare dirette, continuo a capito dover dire... e parlare di mercato tutto il giorno e fare le cronache, perché poi non faccio solo le cronache dell'Inter, ogni tanto ne abbiamo la controcronaca, quindi se c'è Milan Udinese io faccio l'Udinese opposto a quello del Milan, apposta, perché c'è questo, e quindi devo dire che è una mia grande debolezza, non riesco ad approfondire, veramente non riesco ad approfondire, cioè mi piacerebbe mettermi lì di notte, guardarmi l'NBA, guardarmi le partite di NFL, ogni tanto lo faccio, però non riesco a essere continuo, perché sono talmente tanto assorbito da Inter, Milan, Juventus, purtroppo da quello che devo fare tutti i giorni, certo. Poi con i social che li devo muovere, cioè proprio mi piacerebbe molto riuscire a specializzarmi, tra virgolette, un pochino sugli sport americani, ma qua non interessano nessuno, sappiatelo. Cioè, una piccola percentuale di gente. Sì, però i numeri televisivi sono... Guarda, per sapere, io racconto sempre questa cosa. Mentre secondo me gli Stati Uniti sono un paese pluriculturale, perché io riconosco fondamentalmente 4 sport alla grande, no? Baseball, football americano, basket e hockey su ghiaccio. Poi adesso io non so le percentuali, però più o meno sono grandissimi pubblici di questi 4 sport. Insomma, io quando vado vedo, porca miseria. Ecco, tu devi sapere che qua noi siamo monoculturali, cioè qua esiste solo il calcio e nient'altro. Yes. No, ma veramente, cioè, ma se ve lo ricordate qui. Sì, c'è stato un po' il fenomeno tumba, il tennis non gliene frega più niente a nessuno perché adesso non abbiamo grandi tennisti, adesso sì, vediamo, ogni tanto c'è Fognini, ma poi c'è il fenomeno Luna Russa, allora tutti si mettono rincoglioniti a guardare la vela di notte, sì, ma dopo un mese è passato. Qui il 90% i giornali, la Gazzetta dello Sport e la Gazzetta del Calcio, fino a pagina 30, poi ci sono gli altri sport.
Guarda, ma perché tu capisca che cos'è, noi trasmettevamo le partite dell'Olimpia, noi abbiamo quattro televisioni, cioè l'Olimpia comunque è la squadra più importante di basket che abbiamo qua, comunque di Armani, no? Sì. Noi avevamo quattro televisioni, abbiamo Lombardia, Antenna 3, Top Calcio e Milanau. Milanau è un canale che va sul 191 del digitale terrestre e che fa news, continua a fare news, no? Cioè, sono gli stessi telegiornali di Tele Lombardia che vengono riproposti con rubriche, la salute, il medico, lo psicologo. Allora, Armani, che era disperato, non riusciva a mandare integralmente le partite dell'Olimpia, non trovava una televisione che gliele mandasse. Cioè, a un certo punto che gli mandasse le truppe registrate, a un certo punto faceva la sua produzione da solo e siccome non le mandavano integralmente, ci regalava la cassetta dei secondi diritti che veniva regalata a noi. E noi non la mandavamo su Tele Lombardia in prima serata, noi la mandavamo alle 23 su Milanau. E se io alla stessa ora dall'altra parte facevo Top Calcio 24 e dicevo che Ibra viene al Milan, roba che finalmente poi succede, siamo arrivati a 8 anni, io facevo il quadruplo degli ascolti della partita di basket che magari tanti non avevano visto. Cioè questo è sempre stato, mi spiace lo specchio, se qui tutte, metti 100 persone nel palazzetto, i parenti, gli amici dei parenti, eccetera, non faranno mai il pubblico che ha il calcio in Italia. Questo è drammaticamente così. Eh sì. Devo Dire che da un punto di vista, prima si diceva il pro degli sport americani, il fatto che non si senta così tanto, no, l'aspetto del tifo contro rispetto che al calcio in Italia. In realtà però l'altro lato della medaglia è che c'è un po' di mancanza di passione. Con l'eccezione del football americano, direi, anche per il fatto che giocano molte meno partite, solamente 16 a stagione, poi ci sono i playoff, nel baseball, ma anche nella stessa NBA, vai allo stadio, sembra che la gente non gliene freghi quasi nulla della partita. Le cose cambiano solo quando si va nei playoff, dove le partite sono molto più importanti, il livello sale di tanto e anche il costo dei biglietti sale. E quindi vanno Soprattutto. allo stadio veramente gli interessati. Mentre durante la regular season si va fra amici, con gente che non... Sì, ma voi ne sapete più di me, ne avete viste più di me. Io ripeto, sono andato a spot qua e là ogni tanto a vedermi la partita. Io sono andato a vedermi anche l'NCCA, ero andato a Boston a vedere la Boston University di hockey contro, mi pare, New Brunswick, forse qualcosa del genere. Questo è molto forte nel college. Sì, era meraviglioso perché quella è come se fosse io la paragonavo alla nostra Serie B, no? Cioè adesso cercavo di fare un collegamento, però c'era un sacco di gente, la banda, è uno show sempre. Non so, un mio amico diceva che per esempio in America non ci sono le curve perché lo stadio è tutta una curva, nel senso che lui, che non gli piacciono i fanatismi, abbiamo il problema della violenza negli stadi, ogni volta guarda che è una roba da terzo mondo, te lo dico sinceramente, anche se adesso, bene o male, più o meno è controllata. Però probabilmente si esagera da questa parte col fanatismo e probabilmente lì perdi un pochino di... Sì, li vedo, lo vedo, il tifoso dei Dallas vicino a quella dell'altra squadra che mangiano il popcorn e sì, ogni tanto il massimo che ho sentito dire... All'arbitro, ma proprio qui, Esatto. figura qui c'hai quelli con le vene come un tubo in tribuna d'onore, le signore impellicciate che usano dei linguaggi allucinanti. No, lo so, però a me lo sport piace così, sinceramente. Cioè, io se potessi scegliere, io vorrei il modello americano, cioè mi piacerebbe avere l'interesse che c'è nel calcio in Italia con l'educazione, magari della cura. Io ho visto anche delle scene in America, cioè io per esempio che sono abituato, purtroppo fumo, cioè io ogni tanto accendevo la sigaretta e mi dicevo, mamma mia, devo andare dietro fuori, no, a fumare, perché in alcuni stadi non puoi fare in Negli America. No, stadi non credo sia lecito, no? Legale. esatto, ma io sai, in Italia, figurati, cioè, anche da qui non si potrebbe, anche a San Siro adesso c'è scritto si prega di non fumare, se vieni in Ma tribuna sì. c'è una nuvola e i giornalisti hanno sempre... Fumarti, pure poi quelli vecchi ancora che sono lì ancora col computer che scrivono il pezzo per il giorno. E,
Però ti dico, c'erano anche delle cose, ho visto buttare una cartaccia a terra a uno, a un ragazzo spagnolo, mi ricordo, ce l'hanno preso per un orecchio, sua, gliel'ha fatta raccogliere, gli ha fatto un cazziatone gigantesco. Cioè, voglio dire, sono anche, si comportano bene ogni tanto, probabilmente perché sanno che se li sgarri, insomma, ti buttano fuori dallo stadio. Certo. Qui, voglio dire, qui tirano petardi di tutto e il massimo che ti può succedere è che il giorno dopo, hai capito, la questura ti identifica. E ti fanno l'ammonimento verbale. Quindi cioè, c'è anche, probabilmente non so se non riescono a esprimersi, se sono anche loro, darebbero di matto, e forse sono controllati, ma a me piace comunque che sono show. A me, io quando vengo lì mi diverto, riesco a guardare più l'evento che da me. Da me sono lì a pensare, cioè faccio la cronaca e sono lì. Ecco, adesso mi toccherà discutere 4 ore su questa punizione non data. Ecco, adesso c'ho quello là, devo stare qua fino all'una a spiegare a uno che non capisce niente perché questo fuorigioco era passivo e non attivo. Cioè, anch'io, hai capito, so che dopo, per me la partita è riposo, per me è la cronaca, che una volta era l'evento, per me è riposo, posso dormire, perché ormai metto il pilota automatico, cioè, quindi da destra avanza, sulla sinistra, poi il pallone indietro, ancora al centro, si ripropone, cioè, vado proprio così. Per me il casino comincia dopo, se ho vinto perché non dovevo vincere, perché c'era un rigore per gli altri, se invece ho perso e l'arbitro ci ha derubato perché non è possibile, eccetera, e poi un giocatore fa 3 gol, è un fenomeno, la partita dopo è un cretino perché ne ha sbagliati 2, cioè io non riesco, invece quando vengo lì, sarà che non devo lavorare probabilmente, sì, può essere, ma io non discuto, però ho la sensazione che se io dovessi raccontare, se ne fossi capace, se dovessi raccontare una partita lì, riuscirei a raccontarla con una serenità, magari accorgendomi di cose delle quali qua non riesco ad accorgermi, perché sei sempre lì con la polemica, no? Poi noi facciamo la cronaca in due, poi c'è quello che interviene, quello che è in casino, quello che ti interrompe, ma da noi è volutamente un circo bar, cioè non è più la vecchia cronaca. Sì, ogni tanto capita che noi prendiamo magari secondo i diritti della Premier, io ho fatto qualche cronaca del Tottenham, e allora proprio ti metti in studio, in registrata. Gentili amici, benvenuti all'ascolto e alla visione, e lì fai il vecchio copione, no? Con l'opinionista tecnico che finita l'azione dice la sua, però ripeto, ormai non ho più il gusto di commentare l'evento come potrebbe essere, probabilmente, per carità, perché non abbiamo i diritti delle partite. Abbiamo avuti solo una volta quando la Rai non aveva comprato e Mediaset neppure, avevano snobbato, e Sky anche, un Intersport in Lisbona del 2004, che era un preliminare di Champions League, e l'avevamo comprato noi come Tele Lombardia, avevo fatto io la cronaca in tutta Italia attraverso un pool di emittenti, e lì sembrava che potessimo in qualche modo entrare anche noi nel grande mercato dei diritti televisivi. Poi sono partiti Sky a livello di milioni di euro e è finito il gioco. Ma tornando prima, ci hai detto che hai intervistato Maradona. A livello americano, sì, c'è qualche sportivo che ti sarebbe piaciuto intervistare che non fa più l'attività? E qualche sportivo che ancora è in attività nello sport americano che ti piacerebbe intervistare? Beh, ma io è ovvio che essendo abbastanza neofito, comunque vedendo, io sono cresciuto lì, i miei miti sono quelli, cioè io ho visto Miracle in televisione, no? Cioè il film dell'Hockey su ghiaccio, cioè, ti potrei dire Michael Jordan, Wayne Gretzky, mi ricordo quando ero bambino Kareem Abdul-Jabbar, cioè queste cose qui incredibili, tutta gente, Tom Brady, insomma lo sapete, tutti quelli che sono i numeri uno lì, no? E poi ho provato un po' a seguire anche il calcio americano, ho seguito anche un po' le ragazze, devo dire, perché quest'estate, da che ero? Le ho viste vincere, che hanno vinto in pratica il mondiale. A Parigi? Sì. Ma dove ero io? Non mi ricordo. Ah, io ero negli Stati Uniti, che sciocco. Sì, ero proprio negli Stati Uniti. Ero proprio negli Stati Uniti, adesso non mi ricordo dove. E non mi ricordo. Comunque ero negli Stati Uniti. Sei stato a New York l'anno scorso, forse eri lì a New York? Era strano, quando c'è stata la finale, forse ero a Washington. Non so, quando ha vinto, mi confondo perché ci vado talmente tante volte, e comunque c'erano questi ragazzi in un bar all'aperto, mi ricordo su
però capivi, capito, che non era, cioè erano dei ragazzi lì che guardavano il calcio delle donne, erano contenti perché gli Stati Uniti aveva vinto, ma non era, hai capito, Era sentito, certo. sì, Io loro. ho avuto la stessa esperienza, ero a Boston per lavoro e nella Little Italy. Sei mai stato a Boston? Sì, come no. La Little Italy, no? Il Figura. North End di Boston. Mi ricordo, ho delle foto di Boston, ovviamente, sai quel palo dove c'è scritto Sorrento, Milano e via dicendo? Sì. Sì. Ci sono praticamente dei pali a Little Italy, dei pali della luce, dove hanno messo tutti i cartelli delle città italiane, con i nomi erano, cioè Roma, Torino, Sorrento, ma poi sono da Lucca, cioè probabilmente ognuno ha messo la sua. Io ho vissuto a Boston per 2 anni per lavoro e mi dicevano che fino agli anni 70, lì nel cuore di Boston, Little Italy è il cuore di Boston, Sì, è parlava solo italiano, cioè vero. trovavi tantissima gente che non parlava una parola d'inglese. Sì, io sono stato 3 o 4 volte per una città che mi piace molto, cioè città, devo dire, molto americana. Mi son fatto praticamente, ovviamente, tutto il, adesso non mi ricordo in questo momento come si chiama, mi verrebbe da dire il Patriotic Rail, ma non è così, insomma, però Freedom Trail. il Freedom è bravo, ecco. Mi sono fatto il Freedom Trail e via dicendo, quindi i cimiteri, sono andato a vedere un pochino tutto e poi alla sera andavi sempre a Little Italy perché lì avevi anche così il piacere. Lì in North End, mi ricordo, sono andato a vedere anche la USS Constitution, credo che si chiami, ancorata, perché io poi sono appassionato anche di cose militari. No, vabbè, poi ovviamente Mystic River, perché poi ti rimbalzano qua i film e vai là a vedere. Io ho vissuto per 2 anni letteralmente sulla sponda del Mystic River, letteralmente. Io sono andato prima a Boston finché non hanno fatto Mystic River, non avevo fatto caso neanche se chiamasse Mystic, giravo la città. Poi ecco Boston, un bellissimo ricordo perché l'ho girata tutta in Segway. Sai, ogni tanto fanno il tour, si chiama Segway, credo che si chiami qui, cioè praticamente sono le due ruote col manubrio, Ah, il tuo sì. caschetto, e ho fatto quello, ho fatto Washington adesso, bellissimo, cioè bellissimo, veramente anche lì in giro naturalmente, Casa Bianca. Washington è il mall, The Mall, quindi l'area, Sì, quella famosa, la Casa poi c'è Bianca. Reflect Impulse, sì, ma farlo in segue è bellissimo, cioè, a parte che io adesso di solito lo faccio correndo, cioè magari mi prendo la mattina, decido di fare 10 km per fare la corsetta e mi studio un itinerario dove comincio correndo a passare nei principali monumenti, così poi quando vado con mia moglie a rivederli dopo, insomma, ci sono già stato, ci sono già passato più o meno sulla strada, ecco. No, no, ma insomma, secondo me è molte città, anche Boston è una città da girare assolutamente a piedi, Una assolutamente. delle poche, purtroppo una delle pochissime città americane dove puoi andare in giro a piedi, c'è un centro con delle zone con ristoranti dove si mangia anche Sì, all'aperto, soprattutto nelle città del sud e dell'ovest, tranne alcune aree di San Francisco, praticamente non c'è nulla di tutto ciò. sì, beh, io ho delle cugine che vivono a Monterey, poi vabbè, lui a Houston sono stato, ma insomma, Houston, devo dire che. No, ma poi alla fine il turista cosa va? Va alla NASA, cioè fa queste cose qua, no? Credo che 2 giorni finché mai. sono queste le cose che fa. Io vado sempre a vedere gli stadi, comunque, è una roba che mi aveva colpito, ad esempio, a Minneapolis, che c'era questo US Bank Stadium, che quando sono andato io. Promettevano, no, perché qua c'è l'annoso dibattito sugli stadi San Siro e che non costruiscono mai, non decidono mai. E mi ricordo che quello stadio lì a Minneapolis, io ero stato lì e quanto, ed era, c'avevo metà, c'era metà stadio su, e dopo 4 mesi, cioè, praticamente ci ha giocato il Milan in America, cioè allucinante, cioè una roba. Quindi questo è il nuovo stadio del football americano, giusto? Dei Sì, bar. È uno guarda, spettacolo, adesso una cosa. possiamo provare a fare quella cosa là? Green Adesso sharing? ci provo ragazzi, però con tutti i danni, cos'è che dovevo fare? Non mi ricordo più. Ah, share screen, proviamo. No, perché mi ero tirato giù, come ci eravamo detti, un pochino di foto, però vedi già non ci Perché Gianluca siamo. ha anche un sito internet con in pratica il diario dei viaggi che hai fatto, Sì, dopo sì. nella descrizione mettiamo un link. Di cui molti sono americani. Sì, però adesso io non mi ricordo più come faccio. Allora, aspetta, forse ho capito come facevo.
Voi continuate a vedermi? Sì. Sì. Okay. Questa parte casomai, cioè, dovendo registrare, magari la tagliamo. No, Patrizia, ecco, vediamo se riesco adesso. Com'è che avevo deciso? Prima ci riuscivo. Cioè. Ok, adesso io devo capire. Niente, non ci riesco più, perché non ci riesco più a farvi vedere. Eccolo qua, arrivo. State vedendo il desktop? Sì. Sì. Più o meno, E non so, per esempio, me l'ero tirata giù questa... Ecco, questo era lo stadio, lo vedete? C'è questa forma di vela, perché è lo stadio dei Vikings, quindi i vichinghi, esatto, che andavano in barca, no? Ecco, questa è una foto del 2015, cioè, e io ero impressionato, perché ho detto, questo sarà pronto nel 2018, cioè, abituato ai tempi italiani. Porca miseria, ci ha giocato il Milan dopo 4 mesi, cioè 5 mesi, una roba fuori dal mondo. E io impazzivo, cioè, da queste cose qua. Questo dico, immagino sia uno stadio da almeno $1.5 miliardi. Sì, sì, ma poi, vabbè, qua come dice... E tra l'altro, quando è stato inaugurato lo stadio, l'ultima partita giocata nei playoff, quell'anno lì, è stata una delle più fredde della storia dell'NFL. Bene, quindi... Sì, perché era gennaio ed era molto freddo. Fatto guarda, più freddo. Adesso sembra che questa invece è la Giannis Arena, a Giannis Arena, credo che si chiami, di Boston, dove avevo visto, vedi, Boston University, cioè qui avevo visto l'hockey, e quindi proprio Boston. Poi lì mi pare che ero andato, vabbè, al MIT, il solito giro, Harvard, vabbè. Però, ecco, diciamo di Minneapolis, ecco, una cosa che non vi ho raccontato, io sono appena tornato da Minneapolis, perché ho accompagnato, anche cosa si può vedere sul mio sito, ma dura un pacco. Io ho fatto c'è una gara a Minneapolis che si chiama Arrowhead, testa di freccia, 135, ed è l'ultramaratona più fredda del mondo, per cui si corrono 217 chilometri o con gli sci, o con la bicicletta, oppure a piedi trainando una slitta. Ecco, l'Arrowhead è una cosa che vi vorrei far vedere, perché io ho fatto, non l'ho fatta io, vorrei precisare, non l'ho fatta io, ma l'hanno fatta Simone Leo e Filippo Poponesi, che sono due ultramaratoneti, e se riuscissi a trovarlo sarebbe divertente, perché almeno vedete lo scenario. In quale periodo dell'anno? Adesso, guarda, 31 gennaio 2020, questo è Simone Leo, questo è Filippo Poponesi, e questo è Rosario Palazzolo, che è il direttore di Runner's World. Allora, questi, diciamo che i fenomeni sono 1 e 1, 2. Noi siamo solo ad accompagnarli. Vabbè, qui c'era Mengoni in aeroporto, vabbè, la foto delle ragazze con Mengoni. No, per carità, niente da dire. Però per farvi capire che cosa è stato lì, è stata, ecco, International Falls, ai confini col Canada. Qui entriamo nella cosa vera. Qui entriamo nella cosa vera, cioè il momento della partenza. Questo è il momento dell'intervista, in cui loro per 217 chilometri, con solo 3 checkpoint, questi pazzi sono partiti e sono poi arrivati, adesso dovrei riuscire ad andare avanti, cioè tanto per farvi vedere com'era lo scenario, vabbè, questa abbiamo fatto avanti. E questi sono dei pazzi, questa era la neve che c'era. Siamo arrivati anche a meno 21, questo è un checkpoint, vabbè, questi sono gli animaletti che trovi lì, e io qua li sto aspettando perché noi eravamo l'equipaggio in pratica, ho fatto la mia corsetta, questi sono i checkpoint e loro arrivano, per farti capire, così andiamo direttamente alla conclusione, ma c'è tutto insomma in un filmato perché ci ho fatto uno speciale, ecco, loro arrivano a Fortune Bay, e loro arrivano dopo 217 chilometri così, hanno 60 ore di tempo, questo è l'arrivo di Poponesi da Perugia, e questo è l'arrivo di Simone Leo, che è arrivato mezz'ora prima che scadesse il termine. È una gara dove sono partiti in 146, solo loro erano gli unici due italiani ed europei, l'hanno conclusa, Poponesi, che è questo qui, praticamente vestito di nero, ci ha messo, è arrivato 6 ore prima, che scadesse il tempo, l'altro mezz'ora prima, però l'hanno conclusa, dei 146 sono arrivati in pratica in credo una settantina, sì, perché Simone Leo è arrivato ultimo, era 71esimo, mentre lui è arrivato 66esimo, 67esimo, quindi conosco bene Minneapolis, in Minnesota, perché siamo stati veramente, vabbè, poi classico T-Bone. Ottima questa. E qui abbiamo provato temperature
No, ma loro sono dei pazzi, perché secondo me corrono 217 chilometri, poi scegli tu, tu hai 60 ore di tempo, decidi di dormire, decidi di non dormire, decidi di crollare a un certo punto, di sì, metterti lì col fornellino, tu hai 60 ore di tempo. E chi dopo vince, 60 ore... vince la fa tutta senza dormire? No, qualcuno dorme, qualcuno si distribuisce il tempo, vince chi arriva primo, come sempre, sì, cioè c'è la gara degli sciatori, eccetera. Riescono a correre... C'è gente che riesce a correre tutti i chilometri senza dover dormire? Ma quelli bravi sanno esattamente, nei tre checkpoint utilizzano esattamente il tempo come devono utilizzarlo, che significa si cambiano le scarpe, per esempio, che è una cosa fondamentale quando corri nella neve, si cambiano il giubbetto, il sacco a pelo, ma lì attenzione, lì non potevi bere direttamente perché la temperatura era meno 11, rischiavi di ghiacciarti i polmoni. Cioè, quindi dovevi scaldarti l'acqua su un fornelletto, c'erano tutte delle tecniche per arrivare in fondo. Beh, ma è chiaro che quello più bravo, adesso non so cosa ci ha messo 50, ma si è preso i suoi tempi, si è riposato 2 ore, sapeva, era magari il 10° anno che la faceva. C'era un californiano che tra l'altro era il 10° anno che ci provava e anche quest'anno si è ritirato. Aveva tutte le televisioni che lo seguivano, ma un signore già famoso in California, se metti Arrowhead, il 10° tentativo, adesso non mi ricordo come si chiama, e poverino è fallito anche questa volta, nel senso che a un certo punto la gente si ritira perché impazzisci. Infatti io non credevo che i miei due ce la facessero ad arrivare tutte e due sani. E uno a parte che poi ha avuto la flebite, cioè la trombosi, ha avuto di tutto, l'altro come se nulla fosse. No, sono stati veramente bravi ed è stata una bella esperienza. Seguire appunto due che fanno le ultramaratone, che secondo me è la folle, perché io il massimo, come sai, ho fatto la maratona, basta. Cioè, secondo me, quando vai oltre non ha senso. Puoi vedere, visto che parli di maratona, qualche immagine della maratona di New York? Se le trovo, sì, allora, beh, insomma, queste sono particolarmente affezionato, perché, ma sono tirate giù un po' sul desktop, questa era la medaglia, la medaglia è sempre, che poi è bellissima. Passi nel la medaglia a tutti, quindi i partecipanti? La medaglia a tutti. La medaglia a tutti quelli che arrivano, ma questa l'abbiamo già vista. Ecco, questi sono due ragazzi che ho incontrato al traguardo, perché poi è pieno di italiani, e lui era stato appena operato al cuore, quindi c'erano questi pazzi, poi cioè, gli aveva avuto un trapianto di cuore. ma allora, tutti quelli che tu vedi qua, il 90% sono dei fanatici, io non sono un fanatico. Infatti non mi sono preparato secondo i canoni, devi fare 3 volte 35 km, sono andato all'aspirendio. Ero abbastanza allenato, facevo sempre dei buoni lunghi, ho fatto per un mese robe sempre da 20, 22, 25, mai 42. Sono arrivato anche a farne 30 una volta, mentre gli altri erano... Niente, io sono partito bello, piano, tranquillo, grazie a Dio non ho avuto nessun problema, non ho avuto infortuni. Sono arrivato bello al traguardo, ma ho detto Gianluca, adesso dobbiamo fare la maratona di Tel Aviv, la maratona di Mora. A me non me ne frega niente, io volevo fare New York, perché per me è un sogno. Ma correre 42 km è da stupidi, cioè ti dico così. Figurati i due che ho accompagnato io, che hanno corso per 217 km. Cioè, secondo me non ha senso, cioè devi porre delle basi, cioè finché facciamo le mezze maratone è divertente, ma già 42 chilometri, cioè, quando ne hai fatta una, due, tre, basta. Invece sono proprio, cioè lei ad esempio, che ho conosciuto lì, è una fanatica, cioè lei proprio ha fatto New York, poi faceva Boston, poi faceva Madrid, poi faceva Sofia, poi faceva... È un lavoro, è diventato un lavoro. Sì, esatto, a me non piace tanto così, vabbè, qui siamo Madison Square Garden Rangers, qui siamo Giant Stadium, sì, qui siamo tanti anni fa, qui siamo, secondo me, almeno nel 2004, siamo sui Giants football americano, qui mi pare che sia Carmelo Anthony che stia tirando, quindi siamo New York Knicks. Sì, e io ovviamente ho scelto la squadra più sfigata, perché... non sapevo, cioè a me piaceva, mi piaceva l'arancione dei New York Knicks, sono andato a vedere quelli e ho cominciato a vedere quelli qua, purtroppo nello stesso anno. Questa è, ce ne ho due, una è quella a cui sono affezionato, come su un po' i siti, ma questa è del 98, questa foto qui dal Pier 1 di Brooklyn,
cioè la maglia dell'Inter. C'era Ronaldo, andava di moda lì, la potenza nulla senza controllo. Aveva fatto questa cosa qua. Dobbiamo ricordare che lo stesso tipo di pubblicità si è fatto anche per un altro brasiliano dell'Inter, o no? Forse meglio di no. Qual era? Gabigol. Gabigol. Sì, però non, cioè, non ha avuto tanto successo. No, in Brasile mi dicevano... Io un'amica che fa la dirigente della Pirelli, che tra l'altro vive a Singapore, mi ha detto che Gabigol ha funzionato in Brasile abbastanza come personaggio, ma Ronaldo fu una campagna mondiale. Cioè, beh, Ronaldo... Gabigol ha appena vinto, Gabigol comunque ha appena vinto la Libertadores. Libertadores con la doppietta, per cui il suo in Brasile lo sta facendo, purtroppo da noi ha fatto un po' meno. Porca miseria, mi sembra che ogni... E qua, vabbè, 2000... qui siamo proprio nel 2001. No, sai cos'è? Mi sembra che ogni cosa, che ogni argomento che facciamo debba fare il fenomeno. Io sono appena stato anche in Brasile. Lo so, ragazzi, cosa devo fare? Quest'anno io ho la fidanzata in Brasile. Sono appena stato in Brasile, dove non ero mai stato, perché a me il Brasile non è mai piaciuto. Però mi hanno coinvolto, io gioco in questa squadra di sessantenni, e siccome Giovanni, che è uno dei Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo, ha una casa in Brasile, si è messo in testa di sfidare gli over 50 brasiliani, l'abbiamo chiamata la partita del mezzo secolo, contro di noi. E quindi, tanto state continuando a vedere, no? Quindi posso... Sì. E quindi siamo andati a Pititinga, dove Giovanni ha questa casa. Giovanni, per intenderci, giusto per chi non lo conoscesse, è questo, di Aldo Giovanni e Giacomo. E noi siamo un gruppo di amici che ci siamo recati in Brasile per andare a fare questa partita qua. Qui siamo italiani e brasiliani. Sul risultato campo contro... non proprio... piuttosto attempati. Risultato 4-1 per loro. Vi vorrei soltanto far vedere le condizioni del campo. Ma esatto. Tra l'altro in questo posto qui, fatto da un campus, sì, fatto dalla famiglia Moratti, ma per quello lì hanno la casa in... Queste sono le maglie ufficiali che abbiamo provato noi, la maglia per i brasiliani gialla, azzurra nostra. Questa era la squadra, insomma. Comunque l'unico, il più famoso, diciamo che è Giovanni. E quindi siamo andati anche in Brasile. E perché ti dico che sei andato su Gabigol? Perché ovviamente io prima di andare qua, giustamente ho detto, vabbè, ma... Andiamo a vedere una partita. No, non ci sono mai stato, sono in Brasile. Cosa faccio? Non vado io. Infatti gli ho detto agli altri, voi state bene, voi state 10 giorni lì. Io vi raggiungo all'ultimo minuto, sto 2 giorni lì, ma poi mi faccio io. Ho visto infatti... che hai fatto il video su Fluminense e Flamengo, no? La rivalità. Esatto. Secondo me l'ha chiesto Video Gazzetta, infatti ho scelto la mia squadra là, che ho deciso che sarà lì. L'ho scelta proprio adesso, mi piaceva da impazzire sta maglia. Poi la storia del Fluminense, mi piaceva la squadra aristocratica. E vabbè, io poi dovunque vado con le bandiere dell'Inter. E comunque la grande sorpresa adesso dovrebbe arrivare, dovrebbe cominciare più o meno da qua la visita, dovrebbe arrivare la visita all'interno del Maracanã, eccezionale, devo dire, bello il museo. Questo sembra Gabigol, ma la vende i panini. E questo sono io, attenzione, e ho visto una partita Flamengo-Boavista, finale della Tassa Guaraná, un torneo stupido loro. Allora, ti posso dire la verità, cioè mi sono convinto ancora di più che abbiamo fatto benissimo. Non ha toccato palla, quando la palla ce l'avevano gli altri, contava esattamente, lì poteva venire qui con me. Quando la palla l'avevano gli altri, lui poteva sedersi qua, era uguale. Cioè lui quello che faceva in campo era questo. Quando la palla ce l'aveva il Flamengo, e certo lui si scarta, no, ma poi c'è il tiro, niente da dire. Hanno vinto 2-1, ha segnato lui, e poi per forza, ragazzi, gioca come gioco io al calcetto giovedì sera, si mette davanti alla porta, e aspetta. Alla sedia, gli portano la palla, poi c'è un buon sinistro, un buon destro, e fa gol. Però un disastro, una partita tatticamente inguardabile. Cioè non difendono, non hanno la doppia fase, non gliene frega niente. Ti dico solo che il migliore di questa partita che ho visto io era Diego,
quello che giocava nella Juve. Nella Juve, mannaggia. E invece ancora adesso ed è il migliore lì dentro di tutti, perché fa la doppia fase. Lì è incredibile, cioè veramente prendeva la palla al volo, infatti ha preso gol subito. Dopo tre loro favoriti, guarda, Flamengo Boavista è come dire Juventus, che posso dire, una squadra di media classifica. Fiorentina. Questa era la sorpresa. Sì, no, no, ma fai Juventus-Verona. È Juventus-Verona. Dopo 7 minuti, si giocava tra l'altro in casa del Flamengo, Maracanã. Dopo 7 minuti Verona in vantaggio, Boavista in vantaggio, il gelo totale, 100.000 mutoliti. No, non erano 100.000, c'era 60.000 mutoliti. Da morire da ridere, da per forza, perché hanno provato la solita attitudine, ha perso la palla, nessuno ha difeso, gol. E poi ha vinto 2-1, ma con una fatica. Cioè, Gabigol ha segnato a 5 minuti dalla fine. Se no vado a supplementare i rigori, poi voglio ridere. Però giocatore francamente inutile per il calcio italiano, secondo me. Io in Brasile comunque avevo visto Neymar giocare, allora, ero a Fortaleza contro il Serra quando era ancora ragazzino, nel senso 19 anni. No, ma lui è di un'altra categoria, lui ammetto che è di un'altra categoria, cioè adesso, cioè, non è che sono tutti, diciamo che mediamente sono scarsi oggi. Cioè, mediamente non nascono grandi talenti, ma forse non è neanche colpa loro, perché cioè, io ho fatto tempo a vedere arrivare i junior, a intervistare i vari junior, Falcao, Zico. Cioè, ma anche quelli dell'Inter, voglio dire, i vari Lucio, Kakà. Cioè, ma questi erano veramente bravi. Purtroppo dopo, io non so che cosa gli è successo. Cioè, ma no, perché probabilmente vengono via troppo giovani. Comunque, cioè, quando guardi i primi 20-30, comunque stiamo parlando di una nazionale che è sempre la favorita per i mondiali. Adesso non stiamo parlando, no, di... È vero che come livello medio forse si è un po' abbassato nel corso degli anni. Sì, però secondo me non, cioè alla fine non, il mondiale non, lo diamo noi favorito per il mondiale, però secondo me il mondiale non lo vincono. Cioè, ti dico onestamente, non hanno la squadra, non hanno la cultura, cioè oggi il calcio è molto cambiato. Loro sono sempre quelli che devono far divertire la gente, però non hanno capito che poi alla fine il calcio è un'altra roba. Cioè il calcio oggi è Lukaku che se perde la palla è il primo difensore. Cioè non c'è niente da fare. Cioè... Lo stesso comunque hanno vinto la Coppa America battendo, no, l'Argentina... Ci sono comunque buone nazioni in Sud America. Sì, però oggi se io dovessi scommettere anche su quelli dell'ultima generazione, Pedrito, tutti quelli lì che sono i Rodrigo, che sono arrivati. No, Neymar è effettivamente uno di quelli superiori, ma una volta ce n'erano 20. Cioè, quando ero, io mi ricordo Edinho, Falcao, Junior, Zico, Socrates, cioè era una fucina di campioni, era una cosa eccezionale. Ma anche devo dire poi quando ci sono stati Kakà, Cafu, insomma quelli lì, per carità di Dio, c'è cioè Giulio Cesar, Lucio, Thiago Silva, adesso veramente... Anche la Longobarda aveva il suo brasiliano. Lo so, Aristotele, grande, col sì. Quale ho appena fatto una chat, grandissimo amico. Sì, l'ho visto per quello che l'ho detto. È grandissimo amico, lui ogni tanto ci sentiamo, perché adesso lui sta scrivendo un libro appunto su... che l'aveva già scritto in Svizzera, adesso lo sta traducendo in italiano, perché ho trovato la casa editrice. E insomma, quello lì è diventato poi un calmui, perché mi ricordo che quando lo vedevamo qua... Attiva. Poi devo dire che negli anni, francamente, ha abbastanza fatto ridere. Sì, sì, questo sicuramente. Sì, sì. No. Ragazzi, questo è quanto. Niente. Abbiamo raggiunto, forse anche superato l'ora. So che sì. Tu avresti altre cose da mostrarci. Ma non so cosa, cioè... Una certa Milano, Texas. Ah, sì, no, questo ve lo... Vabbè, allora vi lascio facendovi vedere. Allora, due cose. Voi vedete? Sì. Beh, l'ha fatto vedere anche lui, vabbè, ma così è troppo riduttivo. Allora. Cioè, no, questa è la mia collezione. Allora, lui lo sa perché ne ho già parlato, Luca. Questa è la mia collezione di patch della polizia americana, cioè li passo velocemente perché sennò, cioè io dovunque vado, tra l'altro questi sono posti, sto cercando di trovare almeno delle cose californiane, no, qua siamo in Alabama, vediamo se trovo delle cose di Texas, Monterey, siamo sempre in Orange County, Pacific Grove,
San Francisco, San José, Santa Clara, qui siamo tutti in California. Sì, qua siamo... Tanti qua sono tutti in California, santi. Vediamo se riusciamo a qualcosa di Texas, porca miseria, dovrei avere qualcosa di Texas, eh. Ecolis, andiamo avanti, no, qua c'è tutto il discorso New York, beh, sono un collezionista, come vedete, cioè dovunque vado, beh, allora, beh, San Antonio. Sant'Antonio. E non ne ho tanti però del Texas. Forse ma queste ma è, sono solo la fotografia o hai proprio la patch a casa? No, no, io ho proprio le patch che attacco, adesso non c'è niente, c'è una maglia di lì. No, no, io le attacco sulle magliette, le porto ufficialmente sulle magliette, cioè assolutamente. E c'è questo, diciamo i patch e i confini, cioè io li chiamo i confini ma in realtà... Ho detto una scemenza, non sono i confini, se riuscissi a trovarla. Diciamo i sign, come li chiamate voi, i borders? Segnali? È appena posso. Io vorrei averli di tutti gli stati. Purtroppo già ne ho tanti, perché non sembra, ma... Cioè, quando li ho girati in macchina mi sono sempre fermato a farli, perché comunque... Ti fai questi grandi viaggi in macchina e questa è una bella collezione anche questa. Una volta che vedo un cartello mi fermavo. Quindi questa è recentissima, come si vede c'è la neve. E poi sì, e poi la cosa divertente che mi ha cimentato ulteriormente il mio rapporto con gli Stati Uniti è quando proprio dalle due parti Fabrizio ero a Austin, dovevamo andare a Houston per vedere naturalmente la NASA, quelle cose lì. A un certo punto vedo sulla cartina in albergo, sulla cartina vedo un puntino e vedo che c'è Milano. Dico, boh, vabbè, però chissà. Poi il giorno dopo mi viene in mente, ho il navigatore lì e proprio quasi vedo che non è lontano. Sai quando c'è la mappa grande? Sì. Rockdale è Milano e ho visto che comunque tu hai la stessa foto o comunque chi è stato... Io con mio padre. Sì, perché io ogni tanto attraverso il Texas in macchina, tipo questo weekend, e ci passo sempre da Milano. Ed è divertentissimo. Allora, questo non so se sia ancora il capo della polizia, perché questo è il giornalista del Rockdale Reporter, questo era l'ufficio stampa del sindaco, questa è mia moglie, e questo è il sindaco. Ok. Però attenzione, credo, adesso se non ricordo male, perché Milano è una frazione di Rockdale, che poi hanno il loro camion dei pompieri, come ho fatto vedere, e siccome avevano visto un pazzo che era andato lì a dire, scusate, io e mia moglie veniamo da Milano, ma come da Milano in Italia? Sì, Milano in Italia, scusate, Milano in Italia, loro hanno questo concetto di un pazzo che diceva, scusa, ma perché vieni qua se sei a Milano in Italia? Perché io voglio capire perché c'è Milano qua. Mi hanno dato sì, anche perché è scritto proprio Milano in italiano, non è tradotto in inglese. Mi hanno ci hanno fatto una bellissima intervista, vedete? Ah, pure? Ah. Sì, su Rockdale Reporter, adesso se riesco a farvi vedere un po' la testata. No. In Italia. 22 agosto del 2013, anche lì c'è la solita squadra, ovviamente. Eagles. Di Eagles. Qua mi hanno messo dal tetto school's roof, quindi dal tetto della scuola, che sarà un campus, sarà un high school, immagino, non credo di una university. E niente, loro scrivono, ecco, scrivono, Milano è una città di 2 milioni di abitanti. Quindi sono andati su Wikipedia ed ha una metro area di oltre 8 milioni. Oltre 8 milioni in Italia, solo Roma è più grande. La coppia che sono io e mia moglie è have a knack for finding la dolce vita, the sweet life. Vabbè, hanno fatto una deviazione, insomma, tipo fin la dolce vita dal loro viaggio. Rockdale non era previsto come stop. Ma hanno visto un segnale, poi gli avevo raccontato, avevo visto queste cose antiche, i segnali delle antichità e via dicendo, mi ero fermato. E poi mi hanno dato una camera bellissima, mi hanno ospitato per due, io dovevo andare a Houston. Cioè io avevo già preso i biglietti per andare a Houston, io volevo andare lì, fare due foto, prendermi il patch di Milano, che è meraviglioso, faccio vedere, e no, il patch della polizia. L'ho fatto vedere prima? Sì, l'hai fatto vedere, sì, sì. Sono passato, no, scusate, ma il patch di Milano... Vicino a Sant'Antonio era. Sì, no, ma lo trovo. Dovrebbe essere in ordine alfabetico quasi. Il patch di Milano è meraviglioso, eh.
C'è questo rosso nero che non mi piace tanto, però va bene. Io questo ce l'ho sulle camicie, attenzione. Cioè io questo proprio li porto vergognosamente, cioè sulle camicie, cioè io le metto. Addirittura ne ho due, in alcuni casi me ne regalano due, quindi faccio di qua e di là. E quindi faccio di qua e di là, li uso. E insomma è stato divertente. Ma devo dire che ho avuto tante avventure. E poi soprattutto ognuno è figlio delle esperienze che ha. Io mi sono sempre trovato da Dio. Cioè sono sempre stato trattato in maniera... Ho sempre trovato della gente meravigliosa. Quindi mi sono sempre trovato tanto, tanto bene. Quindi... Bene, la prossima volta Gianluca che vieni qua negli Stati Uniti devi passare da Los Angeles e da Houston. Sì, 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 no, ma io vorrei tornare in Texas perché un po', insomma, ci sono stato poco, poi le misure del Texas sono enormi, per esempio non ho visto Dallas, ho fatto San Antonio, Austin, Galveston, dove ho fatto il bagno, nel golfo di Mac, va bene. Che coraggio, che coraggio. No, capito, cioè, no. Beh, poi io ho un altro mio amico che vende vini che ha girato molto più di me negli Stati Uniti. No, Galveston, non puoi fare... Cioè, mi aspettavo e capito, ma no, ma Galveston, come si fa? Ma... Ho capito, voglio dire. Sono dei posti, anche in Italia, Rimini, così, dove più o meno... Cioè, la spiaggia, corri, fai un tuffo, vieni fuori. Cioè, me l'avevano descritto come, capito, no, però è impossibile bagnarsi. C'era gente normale che faceva il bagno. Fabrizio ha vissuto nel Mar Rosso, diciamo, ad altre piazze. Diciamo. Ma no, ma è logico che non è, ripeto, ma non è neanche se vuoi Ocean Drive in Miami, non è, figura che sono stato in viaggio di nozze in Polinesia, sono stato alle Maldive, quindi, ma non è che cercavo quello. Vedi Galveston, dici, il bagno nel Golfo del Messico, ma sì, cazzo, perché no? Facciamolo. È divertente. lo fai, cioè, sono quelle cose che fai, quindi è stato divertente. Oh, ragazzi, mi ha fatto molto piacere. Cavolo, sono quasi... Grazie a te. No, non abbiamo parlato di un sacco di argomenti, però nulla ci vieta di rifarlo per qualche mese, ecco, quando sei disponibile, noi siamo i primi ad essere contenti. Dai, sentiamoci ogni tanto, tanto questi orari per me sono abbastanza buoni, mi spiace che non abbiamo toccato un sacco di altri argomenti, ma ripeto, devo confessare che sugli sport americani sono molto scarso. Avrai tempo per approfondirli in questi mesi, così potremo anche parlare un po' di come stanno andando le cose. Prima di tutto devo scegliere una squadra vera da seguire di ogni sport, perché sono combattuto. Per esempio, cioè, anche lì, sul baseball cosa faccio? Perché i primi che ho visto sono i Florida Marlins, ma non ci sono più. Poi sono andato a vedere i San Francisco Giants, che mi hanno piaciuti, perché poi le mie cugine vivono lì. E allora ho detto faccio i San Francisco Giants. Football americano, ho visto i Giants e ho scelto i Giants. Però poi sono andato a New Orleans, hanno il casco col giglio nero e oro. Bellissimo, New York mi fa impazzire. Però New Orleans sono stato, non è una città che mi fa impazzire. Perché devo tifare New Orleans? Però mi piace da impazzire il simbolo. È un casino. L'unica che ho scelto sono i Rangers, che mi piacciono. Proprio mi piacciono i colori, blu, la maglia di hockey. I Knicks, che però sono troppo sfigliati, cioè i Knicks è una squadra di NBA. Io non riesco a capire come New York può avere una squadra così da prima, cioè non è possibile. Sì. Beh, come Milano al Milan e l'Inter degli ultimi anni, sì. New York. No, ragazzi, cioè adesso New York è incredibile, cioè, io non riesco a capire, non so gli anni, cioè, credo che abbia vinto due volte negli anni 70, cioè una roba. Cioè, francamente, come può essere il Verona, mi sembra strano che una città come New York non abbia una grande squadra di base. Cioè, alla fine il motivo vero è che, come sai, qua c'è il salary cap, no? Quindi c'è molta uniformità di valori e quindi non è così tanto la città che può portare più soldi. No, perché però... anche chi ha vinto tanto non è che ha vinto più di 30 volte come la Juventus o 20 volte. No, lo so. Beh, però, insomma, ci sono delle squadre che sono, cioè adesso ultimamente sono delle squadre che più o meno si ripetono nell'ultimo decennio, più o meno sai che sono sempre quelli, no? Sì. Però, ad esempio, una grande squadra vincente degli ultimi anni è la stessa San Antonio, che è un po' la Verona, diciamo, potrebbe essere paragonata alla Verona in Italia. E appunto... Sì, sì. San Antonio è bella, dai, come cittadina, no? Il centro è carino, ma è molto piccolo. Sì. Sto parlando dei Ponticelli, quelle cose lì, erano andate a vedere le missioni. Il problema è che dopo che fai una mezza giornata lì a piedi, poi hai visto un po' tutto quello che c'è da vedere. Ma sì, quello è... L'amo così. Austin, l'unica città in Texas è Austin, probabilmente. Sì,
Sì, sì, che però anche lì, quando ci sei stato 2 o 3 giorni, certo. Poi, sì, sì. Ma comunque, insomma, i prossimi consigli li prenderò da voi, perché per esempio tutta la zona, vabbè, Los Angeles, sai, poi non è una città, Los Angeles è un macello. Io una andare... regione. Però ci sono tante cose da fare, da vedere a Los Angeles, fra cui sì, anche Griffith Observatory, in cui non sei stato, quindi quando verrai ti ci porterò molto volentieri. No, sono stato comunque, ovviamente, vabbè, ho visto naturalmente Bel Air, ho visto naturalmente Rodeo Drive, Beverly Hills, Santa Monica, Bay, infatti tutti, fino a Capistrano, sono stato giù a San Diego a vedere il Coronado, sono stato una decina di giorni a Orange County. Sei stato a Balboa Park, a San Diego? Sì, 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 sì. Bello. Sì, no, ma insomma, devo dire che sono dei posti... Che poi la cosa che mi ha più colpito, l'ultima cosa che dico è vai da San Diego e poi vai a Tijuana. Ah, cioè, cambia un po'. Cioè, ti guardi a Tijuana, ci sono gli asini veramente in mezzo alla strada, San Diego, tutte le aiuole con la bandiera americana. Poi lì è sede, ovviamente... militare di grandi con delle base navale americana, tutte queste bandiere, le casettine bianche, tutta l'erbetta tagliata. Se tu passi questa cancellata a piedi, vai di là, Tijuana, all'inferno. Una cosa che avevo notato così terribile era quando ero passato da Israele a Giordania, cioè alla frontiera di Eilat, cioè voglio dire, c'erano le signore ingioiellate a Eilat, la musica negli ascensori, la tipica musica degli ascensori tipo Rinascente, eccetera. Vai di là, il disastro totale, la polvere, cioè ciabatte abbandonate, pneumatici che bruciano, cioè veramente un altro mondo a distanza di pochi chilometri. Non so se sai, io sono originario di Domodossola e quindi attraversare il confine del Sempione tra la... l'Italia e la Svizzera 20 anni fa, 30 anni per... fa. Vabbè, dai, però l'Italia non è così, dai, no. Non così, però si vede la differenza. Ah, ma lì, sì, sì, no, però il contrasto là è una roba... Cioè, un contrasto forse simile, no. È brutto da dire, però non so se sei mai stato a Downtown Los Angeles, in cui sì, passi da un blocco... E quel grattacielo, la cosa più famosa, almeno che noti di solito nelle cartoline, è che ci sono un gruppetto di grattacieli centrali, è quella da Downtown, no? Sì, sì, esatto. Sì. Però lì puoi andare da zone molto ricche con banche di alto livello, hotel di alto livello, e dopo un paio di block isolati entri in quella che si chiama Skid Row, è l'area più malfamata di Los Angeles, con un livello di homeless, di senza tetto assolutamente incredibile. Ci sono proprio accampamenti di tende e persone con grandissimi problemi mentali e oltre che economici. In quello c'è un livello incredibile di sproporzione di ricchezza. Ed è pericoloso, immagino. Come? Ed è pericoloso girarci, immagino. È pericoloso perché c'è gente un po' fuori di testa, ecco, non perché siano... Beh, un contrasto del genere tanti anni fa l'avevo visto a Miami, tra Miami Beach e Miami Downtown, che era abbastanza pericolosetta. Adesso invece mi pare che sia un po' cambiato, insomma. Sì, è sempre meglio stare attenti, però, beh, ma Washington, credo, per esempio, Washington, ci sono delle zone al di là del Potomac che sono molto pericolose. Sì. La città con più neri, con più contrasti. Devi stare attento a dove vai, infatti io, insomma, mi affido sempre, io preferisco sempre, per esempio, se venissi lì, preferirei venire con voi, mi dite voi, guarda qua andiamo, qua non andiamo, ma non per altro, perché ovviamente quando uno vive lì è più sgamato naturalmente, perché se fai il turista vedi solo i posti turistici, se invece vai con chi abita lì, secondo me vedi anche delle cose diverse, ed è molto più istruttivo, proprio come piacere di fare il viaggio, e però... Sai, se fai il turista, puoi anche, fai il turista, fai da te, puoi anche fare le sciocchezze, magari non vedi una cosa, per esempio l'osservatorio, ma non mi era mai venuto in mente di andare a vedere il planetario o queste cose qui, cioè veramente non mi era venuto in mente, cioè, anche in New York, ci sono stato 30 volte, non mi è venuto in mente. Questo è un suggerimento che mi hai dato che devo assolutamente, quando si potrà tornare a viaggiare, insomma... Bene Gianluca, ti ringrazio. Gianluca,
gli faccio vedere una cosa prima di salutarlo. Vado a prendere una cosa, ti faccio vedere una cosa importantissima per me, ma per la storia del calcio italiano. Arrivo. Comunque, Gianluca, per noi juventini, il 4 dicembre 1994 è una domenica importantissima. Aspetta, fammi ragionare. 4 dicembre 94, quindi campionato 93, ma c'entra l'Inter? No, in questa partita no. Cosa è successo qua? Era un Juventus-Fiorentina. Io lo so, Juventus-Fiorentina. Tu lo sai perché sai di cosa vi voglio far vedere. Il giocatore più rappresentativo della Juventus. No, Baggio? No. No. Il giocatore più rappresentativo della Juventus. Più di Baggio perché ha giocato solo nella Juventus in Italia. Cioè il giocatore più rappresentativo della Juventus nel 94? Era l'inizio, no. Era l'inizio. C'è la carriera. Prima ha giocato nel Padova. Sì, no, ho capito chi è, Del Piero. Certo. Il 4 dicembre 1994 Del Piero ha fatto il gol più bello della sua carriera. Lo ricordi? Juventus Fiorentina 3-2. Ma c'ero, ma pensa te, c'ero. L'ho commentata io quella partita. L'ho commentata io quella partita. Quello, sì, quello al volo praticamente col pallonetto. Ecco, e io ho la manica della maglia che lui indossava quel giorno lì. Ma perché gliel'avevi strappata? No, lui l'ha lanciata praticamente, io ero in curva, e soltanto che ovviamente eravamo in 4-5, abbiamo iniziato a tirarla, e penso che questo qua è il pezzo più grande di quello che è rimasto di quella maglia, che è la manica, e io me la porto sempre con me, adesso non si vede perché c'è questo il fondo americano, aspetta che tolgo il background. No, no, ma l'ho vista, l'ho vista. E... vabbè, allora dai, solo per te ti faccio vedere una cosa, però mi dovete aiutare, mi dovete assistere. Certo che è stata una cantina. Beh, questo è il tuo Del Piero. Sì. Te la porterai a Nanda questa volta, no? Ah, beh, sicuramente. Qui siamo a Roma. Ero in curva io, c'ero anch'io a Roma. A Roma, e per coloro che non hanno avuto la fortuna, sono da casa, che probabilmente... E qui avete vinto la Champions. Più di noi. Ancora non me ne rendo conto, però penso questa che... Questa è l'ultima, no? È l'ultima. Questi sono gli ultimi secondi in pratica di quella partita che dicevo. Questa è Anastasi che è in studio e io che ti sto. Littmanen aveva pareggiato. Sì. Queste sono immagini che avevo fatto. Probabilmente il rigore poi credo che sia, no? Da impatto. Sì, la campione d'Europa. Non so, da adesso comincerò a pensarci. Certo che è stata... Quindi vedi, volevo fare questo regalo a Fabrizio. Grazie. Ecco, posso farti una domanda su Del Piero? Sì. Secondo te, se non avesse avuto l'infortunio, il grave infortunio che è stato fermo quasi un anno, sarebbe stato ancora più bravo di quello che è stato? Beh, probabilmente. Perché era proprio nel momento, nell'apice, diciamo, della sua carriera. Vabbè, ma io lo metto nei grandissimi. Cioè, voglio dire, adesso poi, per carità, siamo combattuti un pochino, tendiamo a ricordare meglio Baggio di Del Piero, un pochino più Baggio, più grande di Del Piero, però insomma secondo me è difficile, io poi non riesco mai a fare queste classifiche, ogni tanto mi dicono qual è il più forte che hai visto all'Inter e ogni tanto mi viene a dire Matheus, poi però ripeto, poi ti fanno vedere delle robe, ti parlano di pacchetti di squadra, non capisci più niente, cioè come fai a dire, cioè ad esempio Ronaldo Milito e come fai, cioè io con Milito ci ho vinto il triplete, però come fai a dire che Ronaldo si è spaccato, quindi ha fatto un anno che ti è rimasta la Coppa UEFA. Non lo so io queste classi, sì, ma sicuramente, cioè sicuramente se non si fosse infortunato sarebbe stato ancora più. Beh, poi insomma, ma credo che lui a un certo punto era diventato un'azienda, è stata la prima azienda, ha avuto anche un po' delle tensioni con la Juve, perché a un certo punto lui era un'azienda, anche quando si trattava di discutere il rinnovo. Non era facile, cioè c'erano un po' di tensioni. Lui è stato il primo calciatore azienda nostro, cioè che aveva comunque procuratori, social manager. Sì, sì, no, da quel lato lì è stato il primo. Oh. Ok. Grazie. Bene. Gianluca, grazie mille. No, grazie. È un piacere. E ci sentiamo prestissimo e poi, vabbè, poi dimmi nelle prossime sere, comunque dai, vediamo di sentirci. Bene. Io domani dopo sono in diretta. Oh, grazie per sta chiacchierata, ragazzi. Grazie a te. Grazie a te. Allora io faccio il live.
giusto? Me ne vado così. Sì. Okay. Ok, buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, ciao, grazie. Ciao.